Il piano casa varato dalla Regione Lazio e l'eventuale ripresa del mondo dell'edilizia sono stati al centro del convegno promosso questa mattina nella capitale dalla CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Potrebbe essere un'occasione di rilancio per l'intero settore dell'edilizia, questo piano case varato dalla Regione Lazio. Sicuramente può portare molto lavoro alle piccole e piccolissime imprese che rappresentano il 98% dell'imprenditoria del nostro territorio, ma anche italiana e anche naturalmente dell'edilizia. Una serie di interventi sul tessuto costruttivo esistente significa una serie di interventi che vanno anche nella direzione del risparmio energetico e della messa a norma di tutta la parte impiantistica, che è uno degli elementi che più preoccupano il nostro tessuto edilizio. Le nuove costruzioni hanno sicuramente dei standard di qualità che vanno sempre più migliorando, non a caso ormai quasi tutti stanno indirizzandosi nel costruire con classe A, quindi con un alto livello di qualità anche impiantistica e sul risparmio energetico. Purtroppo il grande patrimonio edilizio italiano è fatto da case costruite o nel secolo scorso o comunque negli anni 60, che non hanno queste caratteristiche e comportano un grande spreco di risorse e di energie. È proprio su questo tipo di tessuto che bisogna impegnarsi, e il piano casa potrebbe essere, e mi auguro che sarà, uno strumento opportuno per intervenire sul tessuto più vecchio che va riqualificato. Se questo naturalmente comporta un costo che verrà compensato in parte con questa possibilità di ampliamenti che viene concesso al piano casa. D'altronde non possiamo più aspettarci, come un tempo chiedevamo, forti interventi da parte della finanza globale, da parte della fiscalità, perché nessun ente locale né il governo centrale ha delle risorse così importanti da poter impiegare massicciamente sul recupero edilizio. Bisogna che il recupero edilizio lo fanno i proprietari. La nostra proprietà edilizia è molto frastagliata perché sono tutte piccoli e piccolissimi proprietari. Quindi hanno necessità di avere un incentivo per poter recuperare questo tessuto.